Oggi quello che pensavo di fare è di parlare brevemente di cosa è successo questo fine settimana col G8, perché immagino che ogni giorno succeda una cosa diversa, per cui bisogna ogni giorno riscrivere i discorsi praticamente. Però ecco, pensavo magari di raccontarvi un attimo quello che penso che sta succedendo, e dopodiché apriamo le domande, perché immagino voi ci avrete svariate domande sulla situazione in Italia ed anche sulle conseguenze di un'eventuale crisi dell'euro e implosione dell'euro sull'Australia, perché voi abitate qua. Allora, io comincerei subito con il G8. Allora, quello che è successo ieri, l'altro ieri, è che Monti è arrivato al G8 e ha fatto una proposta. Tra l'altro sui giornali italiani non è uscita questa cosa, però è uscita sui giornali inglesi, in particolare sul Financial Times. A quanto pare ha fatto una proposta di garantire i depositi bancari e quindi di garantire, dare una garanzia a tutte quante le banche europee da parte dell'Europa unita. Quindi garanzia congiunta da parte appunto di tutti i governi dell'Europa unita per quanto riguarda le banche. Allora, è chiaro che l'ha fatto perché c'è una situazione abbastanza drammatica al momento nel settore bancario. Cioè, quello che sta succedendo è c'è praticamente una corsa alle banche, che non è proprio un assalto tipo il 1929, però è una progressiva, diciamo una progressiva corsa nei confronti delle banche per poter ritirare i soldi ed investirli da un'altra parte. Questo sta succedendo in Grecia, sta succedendo in Italia, sta succedendo in Spagna, in Portogallo. Cioè, per esempio, in Portogallo a marzo sono usciti da tutto il Portogallo 67 miliardi di dollari, cioè di euro, una quantità incredibile. Dalla Grecia negli ultimi 10 giorni sono usciti 700 milioni di euro. Quindi dove vanno questi soldi? Allora, un po' di questi soldi sicuramente vanno sotto il materasso, sicuramente, ma molti vanno all'estero, nel senso si spostano i depositi in euro, non so, da una banca italiana a una banca francese. E perché fanno questo? Perché il vero pericolo è il pericolo del tasso di cambio, cioè la paura che ci sia una implosione dell'euro e che quindi i paesi della periferia, quindi parliamo appunto anche dell'Italia, debbano uscire dall'euro, tornare alla moneta nazionale, il che vuol dire che gli euro che sono depositati in banca vengono nottetempo trasformati in lire. Dopodiché ci sarà subito una svalutazione selvaggia, si parla addirittura in Grecia di un ritorno alla dracma con una svalutazione quasi immediata del 40%. Quindi cosa fa la gente? La gente praticamente sposta gli euro in Francia perché pensa che la Francia sicuramente non verrà travolta, o la Germania, e quindi una volta che ci sarà la svalutazione potrà riportare gli euro in casa e guadagnarci 40%, 50%, dipende da quanto è la svalutazione. Allora, questa è una situazione serissima, perché quello che si vuole evitare è proprio l'assalto alle banche. Non c'è l'assalto alle banche tipo 29, però progressivamente, lentamente, lentamente i soldi escono. Allora, non è possibile imporre delle restrizioni di capitali, perché chiaramente siamo nell'Europa unita e quindi non si può impedire ai cittadini di spostare un conto in euro dall'Italia alla Francia. Lo stesso vale per quanto riguarda la Grecia. Allora, questo giustifica il fatto che le banche italiane, 26 banche italiane la scorsa settimana e poi subito dopo 16 banche spagnole, sono state declassate dall'agenzia di certificazione di Moody. Nel senso, quello che sta succedendo è che queste banche stanno perdendo del capitale che era depositato da parte appunto dei risparmiatori. Allora, la risposta a questa proposta di Monti è stata
negativa. Nel senso, i tedeschi non hanno nessunissima intenzione di garantire le banche italiane. Allora, proprio perché è stata negativa, non è uscita sulla stampa dei paesi della periferia, perché questo aumenta ancora di più il nervosismo e la paura, chiaramente. Allora, quello che hanno deciso è praticamente nulla, nel senso si sono accordati che bisogna pensare alla crescita e dopodiché se ne sono tornati tutti a casa. Non si sa come questa crescita avverrà, non si sa chi presenterà un piano, né se un piano in realtà esiste. Ci sarà un altro incontro alla fine di questa settimana nel quale, qui siamo appunto nel mondo di Harry Potter, come dicevo prima, perché sono tutte presupposizioni, nel senso, allora, uno legge la stampa italiana e secondo la stampa italiana la Merkel è stata messa nell'angolo e quindi la Merkel, quando la prossima settimana ci sarà questo incontro, dovrà necessariamente accettare la crescita. Non si capisce bene che cosa debba accettare la Merkel, nel senso chiedere alla Germania di garantire il debito delle banche europee non basta, nel senso la Germania non è così ricca da poter proteggere tutto il sistema bancario della periferia, quindi forse bisognerebbe fare qualche altra cosa. Allora si dice forse dovremmo aumentare questo fondo salva stati che è stato costituito, di cui insomma io parlo anche in questo libro. Però se voi andate a guardare come funziona il fondo salva stati, perché poi insomma, come si dice in inglese, no? The devil is in the details. Allora, il fondo salva stati funziona così, che ogni stato mette una quantità di denaro che ancora non è stata tra l'altro allocata. Quindi non so, l'Italia dovrà mettere una quantità specifica di denaro per poter poi salvare se stessa e anche la Grecia e tutti gli altri. Questa quantità di denaro è una percentuale di tutto l'ammontare del fondo. Che cosa significa? Significa che io metto 10 e con quei 10 la Comunità Europea, l'Europa Unita si indebita sul mercato dei capitali. Quindi emette dei titoli, che sono dei titoli emessi da questa organizzazione che è appunto il Fondo Salva Stati, e con questi titoli raccoglie il denaro. Che cosa significa? Che io per pagare il debito eccessivo della periferia mi indebito ulteriormente, solo che invece di indebitarmi da solo, perché nessuno mi dà più i soldi, mi indebito in compagnia. È assurdo, è completamente assurdo. Cioè, nel senso, queste non sono strategie per risolvere il problema, queste sono strategie per posticipare nel tempo il grande crollo. Perché è evidente che se poi io non ho la possibilità di poter crescere economicamente e quindi di produrre una quantità di denaro al di sopra di quello che io Stato spendo, questo debito continuerà ad aumentare. Quindi questa, diciamo, questa è la situazione, secondo me, surreale. Allora, per quanto riguarda le banche, la situazione delle banche è particolarmente critica proprio perché negli ultimi 9 mesi l'Europa Unita si è inventata uno di questi giochetti per poter arginare la crisi di novembre, diciamo, la crisi che è iniziata la scorsa estate, se vi ricordate bene, no? La scorsa estate con la storia della Grecia, anche l'Italia si trovava in grande difficoltà, aumentato il tasso di interesse al quale l'Italia si voleva indebitare e siamo arrivati praticamente a ottobre-novembre in cui si diceva a questo punto salta tutto. Infatti Berlusconi si è dimesso, è cambiato il governo, quindi si è voluto dare un po' un segno al mercato, perché è sempre il mercato, non è che si parla di nient'altro, al mercato che c'era una volontà da parte dell'Italia di fare qualche cosa
che non fosse appunto una politica populista alla Berlusconi. Va benissimo. Allora, è arrivato Monti e chiaramente non è bastato, cioè insomma cambiare il governo non è che risolve il problema. Allora che è successo? È successo che si sono inventati questo giochetto che si chiama il Long Term Repurchase Offer. Che cosa significa? Significa che la Banca Centrale Europea non può emettere denaro, nel senso la crescita monetaria all'interno dell'euro è fissata al 7%. E questa è una decisione che è stata presa quando è stato fatto lo statuto della Banca Centrale Europea e quindi quando sono fatti i primi passi verso la creazione dell'euro. Allora, la Banca Centrale Europea non può prestare soldi agli Stati membri, è vietato dallo statuto. Ecco perché la Grecia si trova in difficoltà, nel senso la Grecia si trova in difficoltà perché? Perché non può stampare la sua carta moneta. Solamente la Banca Centrale Europea può stampare euro e stampa solamente il 7% ogni anno sul volume totale dell'euro. Chiaramente non basta perché il debito è immenso. Allora che succede? Succede che bisogna chiedere all'Europa Unita di prestare dei soldi alla Grecia, giusto? La stessa cosa vale per quanto riguarda tutti gli altri paesi che si trovano, il Portogallo ed anche l'Irlanda. Chiaramente l'Italia, che è un paese che ha un debito pubblico oltre il 120% del PIL, non può chiedere aiuto, nel senso non ci sono abbastanza soldi per salvare un paese come l'Italia. Allora, l'idea è stata quella di stampare euro attraverso uno stratagemma. E questo stratagemma è questo, che la Banca Centrale Europea si è offerta di prendere in cambio di denaro come collaterale qualsiasi buono o titolo da parte delle banche di qualsiasi tipo, che vuol dire che non solamente titoli di Stato, quindi i BTP o i BOT, ma anche titoli legati a prestiti che le banche, per esempio, hanno fatto a piccole o medie imprese italiane, spagnole e via dicendo. L'importante è che questi titoli abbiano una maturità di 3 anni. In questo modo la Banca Centrale Europea ha messo in circolazione 1.000 miliardi di euro e l'ha fatto 2 volte, quindi ha fatto prima ha fatto 500, metà di 1.000 miliardi, quindi 500 miliardi i primi 3 mesi, quindi diciamo da no, fine novembre fino a febbraio, poi ne ha fatto un altro. Allora, che è successo con questi soldi? Questi soldi sono finiti nelle banche e cosa hanno fatto le banche? Le banche li hanno usati per riacquistare il debito pubblico dei propri paesi. Quindi, se voi vedete la composizione del debito, è questa. Prima di novembre avevamo, per quanto riguarda l'Italia, un buon 52% del debito che era nelle mani degli stranieri, che vuol dire nelle mani delle banche straniere o dei fondi comuni stranieri, fondi pensione e via dicendo. Oggi come oggi il 75% è nelle mani delle banche italiane e di istituti finanziari italiani. Cioè è successa la stessa cosa in Spagna, è successa la stessa cosa in Portogallo. Perché è successo questo? È successo questo perché da una parte si vuole proteggere il centro finanziario dell'Europa che è la Germania e la Francia. Allora, le banche francesi, le banche tedesche erano indebitate con i paesi della periferia perché sono stati loro che ci hanno dato tutti questi soldi a tassi di interesse molto bassi, per cui se uno di questi paesi, tipo la Grecia, finiva in bancarotta, avrebbe trascinato in bancarotta anche le banche tedesche o le banche francesi. Invece, attraverso questo scambio, loro hanno ridotto la loro esposizione al debito della periferia. E le banche della periferia, quindi banche italiane, banche spagnole, l'hanno aumentata. Il che vuol dire che se salta l'Italia, chi ci rimette? Sono le banche italiane?
Ma la Germania, relativamente parlando, sta bene. Ecco quello che è successo. Ed ecco perché improvvisamente il tasso di interesse al quale l'Italia si indebitava è sceso. Perché la domanda era molto alta, ma la domanda veniva dalle banche italiane, non veniva dalle banche straniere. Allora, uno dei motivi per il quale adesso Moody ha abbassato il rating delle banche italiane è proprio questo, perché se uno guarda nel portafoglio di queste banche, hanno in portafoglio dei titoli ad alto rischio, perché sono i titoli di uno Stato che purtroppo potrebbe non farcela. E lo stesso vale per la Spagna. A questo problema se ne aggiunge un altro, che è il fatto che oramai questo long term repurchase offer è finito, quindi molto probabilmente non se ne farà un altro, perché la Germania ha detto va benissimo, l'avete fatto una volta, l'avete fatto due volte, la terza non ve lo faccio fare. Non dimenticate che Mario Draghi è il governatore della Banca Centrale Europea, però nel consiglio d'amministrazione, nel board, ci sono tedeschi, francesi e rappresentanti diciamo, dei paesi del nord Europa che non hanno nessunissima, nessunissima intenzione di fare questo giochetto, anche perché in realtà tutti lo sanno che questi 1.000 miliardi li hanno stampati, cioè, non è che vengono da una crescita economica. Allora, qui la questione è questa: che succederà nei prossimi mesi? Cioè noi potremmo ritrovarci in una situazione simile a quella della scorsa primavera, in cui improvvisamente nessuno compra più il debito dei paesi della periferia. In più c'è la questione della Grecia. Nel senso, la Grecia ha bisogno di, per poter pagare pensioni e salari, nel mese di giugno ha bisogno di avere questo ultimo prestito che gli è stato garantito con la PSI, che se vi ricordate bene, 2 mesi fa è stato preso questo accordo per cui il settore privato accettava una riduzione del 75% ed in cambio la Grecia avrebbe ottenuto un nuovo aiuto, un nuovo bailout appunto da parte dell'Europa Unita. Adesso, siccome la Grecia a quanto pare non vuole seguire questa politica di austerità, Bruxelles li sta ricattando e gli ha detto o voi accettate la politica di austerità o noi non vi diamo il resto dei soldi. Quindi che succede in Grecia se questi non ricevono i soldi? Immaginate, pensionati che non ricevono le pensioni, quei pochi impiegati statali che ancora sono impiegati che non ricevono gli stipendi. Insomma, diciamo, siamo in una situazione potenzialmente molto, molto esplosiva. E il motivo per il quale siamo di nuovo, no, 12 mesi dopo, siamo di nuovo in una situazione esplosiva, è perché questi continuano a fare delle politiche che sono de delle politiche non di lungo periodo, non di risoluzione dei problemi, ma di posporre il problema reale, che è come ripaghiamo questo debito. Perché poi alla fine questo diciamo, è il discorso fondamentale. Allora, se uno pensa a quello che sarebbe successo nel 2010, se veramente ci fosse stata una volontà da parte dell'Europa di fare quadrato intorno ai paesi che avevano bisogno di aiuto, la Grecia nel 2010 chiese 9 miliardi di euro, che oggi sembrano spiccioli, chiese 9 miliardi e per 3 mesi la lasciarono in sospeso fino a quando chiaramente i mercati cominciarono. Perché questo è il problema, secondo me, dei mercati. Non è che bisogna convincere il mercato, che il mercato ha perso fiducia e via dicendo. I mercati hanno aspettato 3 mesi per arrivare alla conclusione che l'Europa in realtà non esiste. Che esiste una moneta unica, però non esiste una volontà unica per poter salvare chi all'interno di questa costruzione politica, economica ed anche monetaria si trova in difficoltà.
Questo è il problema. Allora, quando dicono ai politici dobbiamo ristabilire la fiducia, in realtà è vero questo, però non è che uno ristabilisce la fiducia incontrandosi, hanno fatto 26 volte si sono incontrati dal 2010, immaginate, hanno fatto 26 incontri e ogni volta in questi incontri producono delle frasi che sono delle frasi molto vaghe che praticamente non dicono assolutamente nulla. Cioè non sono stati capaci di fare una politica. Allora io adesso dico, Monti almeno è andato lì, una proposta gliel'ha fatta. Risposta? Niente. Allora questa secondo me è, diciamo, questo è il nocciolo del problema. Il problema è che si è creato un'unione monetaria senza però creare un'identità federale, nazionale, non saprei neanche come chiamarla, perché poi in realtà dal punto di vista politico questa Europa non esiste. Non esiste una politica estera comune, non esiste una politica fiscale comune, cioè non esiste nulla in comune. Per cui i tedeschi hanno una politica del lavoro e una politica sindacale nazionale che è completamente diversa dalla politica del lavoro nazionale che abbiamo noi. Allora, già questo secondo me è assurdo, è completamente assurdo. Cioè in Italia vogliono abolire l'articolo 18, perché pare che l'articolo 18 è l'ostacolo principale agli investimenti dall'estero in Italia. Ma in Germania c'è l'articolo 18, non si chiama articolo 18, ma in Germania una qualsiasi impresa, che non sia una piccola impresa, non può licenziare, gli operai, senza una giusta causa. Però la gente investe in Germania. Allora, veramente crediamo che se noi togliamo l'articolo 18 improvvisamente tutti i capitali vengono da noi? Ma da noi la gente non ci investe perché siamo un paese che da 15 anni non cresce. Siamo un paese in mano al crimine organizzato in svariate parti della nazione. Cioè, da noi la gente non viene a investire perché non sa benissimo che corre il rischio di poi dover pagare il pizzo a determinate organizzazioni che controllano il territorio. E questo non è solamente vero nel sud, anche al nord. Una città come Varese è stata completamente penetrata dall 'ndrangheta. Uno può parlare con qualsiasi giudice del nord che dice esattamente questo. Quindi, allora, ma perché non prendiamo in considerazione questi problemi? Perché chiaramente si fa, come al solito, demagogia, nel senso, questo è un governo che non è stato eletto, però non vi illudete, questo è un governo politico. Perché se non fosse stato un governo politico, la prima cosa che avrebbero dovuto fare a novembre del 2011, non telefonare a Mario Draghi e dirgli ci fai sto favore, per favore, avrebbero dovuto fare la patrimoniale. No? È un governo tecnico, quindi la patrimoniale va fatta da un governo tecnico il quale chiaramente non ha interessi politici e quindi se c'è bisogno di farla, la fa, che mi sembra la cosa migliore perché se la faceva Berlusconi ci sarebbe stata chiaramente una colorazione politica, se l'avrebbe fatta un governo della sinistra avrebbero detto ah, vedete la sinistra fa questo, invece, perfetto, un governo tecnico. Non l'ha fatta, però ha abbassato le pensioni. Cioè, guardate che stanno succedendo delle cose incredibili. Mia madre è una signora di 80 anni ed è una signora che vive dalla pensione di mio padre. Vabbè, è morto mio padre, quindi ha una pensione ridotta. E aveva la tessera dell'autobus a un prezzo bassissimo per tutto l'anno. Improvvisamente gli hanno tolto ai pensionati questo privilegio, per cui adesso i pensionati pagano la tessera dell'autobus, è una stupidaggine, no? Pagano la tessera dell'autobus come tutti gli altri. Ma mi sembra assurdo. Allora, mia madre, che okay, non è una persona politica, assolutamente no, però giustamente ha detto non è giusta questa cosa, ma perché se la prendono con noi? Cioè, alla fine.
si cerca di colpire sempre quel gruppo di persone che appartenevano alla classe media e che man a mano diventano sempre più poveri, perché è chiaro. Però insomma, colpire i pensionati prima di fare una patrimoniale, secondo me, è veramente un segno politico. E mi sembra strano che nessuno dica nulla su questo. Cioè, è simbolico. Ecco, questa è la situazione dell'Italia, ma la stessa cosa in Grecia, cioè alla fine in Grecia la patrimoniale Papandreou l'ha fatta alla fine del 2010, quando praticamente non poteva non farla e non è servita a nulla, perché poi chiaramente più si va avanti più la situazione peggiora. Perché peggiora la situazione? Perché il rapporto tra il debito e il PIL è una proporzione. Se il PIL scende e il debito rimane lì, è chiaro che il rapporto sale. Quindi se la Grecia aveva 143% di debito in relazione al PIL l'anno scorso, oggi ha il 160%, perché il PIL si è contratto del 7,3%. E la stessa cosa succede a noi: il PIL si sta contraendo, quindi alla fine dell'anno noi ci avremo un debito non del 120%, ma molto probabilmente del 135%. Cioè, la matematica non è un'opinione, è quello che sta succedendo. Quindi più andiamo avanti, è un po' come un cane che si morde la coda, giusto? Allora, questa è la situazione. Che cosa succederà? Beh, io quello che penso è che ci sarà purtroppo una implosione dell'euro, a meno che questi non si mettono d'accordo e tirano fuori un programma che sia un programma vero, nel senso politica industriale, politica di assorbimento della disoccupazione, specialmente la disoccupazione giovanile. Quali sono i settori nella periferia trainanti per la crescita, cioè nel senso da dove verranno i soldi? Se non c'è l'esportazione, come si fa? Nel senso, un paese come l'Italia, per esempio, era un paese che nel 2000, pensate, l'Italia aveva un surplus commerciale più alto della Germania. Che è successo in Italia? Domandiamocelo. Come mai nessuno produce più nulla? Nel senso, queste sono le domande alle quali bisogna rispondere. Se invece non si mettono d'accordo su questo, e io dubito, perché non c'è nessuno che parla di questo, e riescono a convincere la Merkel a stampare denaro, noi finiamo come il Giappone. Stessa cosa, cioè stampano denaro e finiamo nella cosiddetta trappola della liquidità, nel senso che poi questo denaro entra in circolazione, però proprio perché l'economia è talmente depressa, proprio perché nell'economia non c'è un motore che rimetta in moto la crescita, noi finiamo in un lento impoverimento tipo appunto il Giappone. Quindi in un modo o nell'altro, cioè, la situazione è drammatica, a meno che non cambiano. Allora, secondo me, quello che succederà è che molto probabilmente la Grecia uscirà dall'euro. E se la Grecia esce dall'euro ed è l'unica ad uscire dall'euro, quindi gli altri per reazione all'uscita della Grecia si mettono d'accordo sulla possibilità di stampare moneta, tra 5 anni la Grecia sarà economicamente molto meglio del resto dell'Europa, perché ci sarà una contrazione dell'economia, il tasso di cambio scenderà, quindi perderanno il 40-50% e poi ricominceranno a crescere. Tutti i paesi, che sono tanti, non è solamente l'Argentina, sono tanti i paesi che sono andati in bancarotta, tutti i paesi poi si sono ripresi ed hanno ricominciato a crescere a tassi molto elevati, 6-7%, e non solo i paesi come l'Argentina, che sono paesi ricchi, anche i paesi come l'Ecuador, che non hanno grandi risorse, perché la grande svalutazione chiaramente rende super competitivi questi paesi. Poi se c'è
anche una politica, e si spera che ci sia, guardate che la Grecia nel 1981, quando è entrata nell'Europa unita, era un paese che aveva un surplus. Ecco perché l'hanno voluta, perché economicamente parlando la Grecia andava benissimo, il 35% del PIL greco era prodotto dalla manifattura. Scomparsa, quell'industria è scomparsa perché non hanno retto la concorrenza con la Germania. Allora, se la Grecia svaluta, torna alla dracma e fa questo processo sicuramente penosissimo, però almeno quell'industria può rinascere. Ma se invece non lo fa e continua con l'austerità e si tiene l'euro, non c'è via d'uscita. Allora, se io fossi un politico greco, un leader greco, direi: che faccio? Devo per forza passare attraverso questa austerità e questa grande sofferenza, però almeno lo faccio dicendo al popolo: guardate che tra 3-4 anni la situazione migliora perché faremo questo, questo e quest'altro. Se invece non ho la possibilità, non ho via d'uscita, rimanendo nell'euro, allora che cosa dico? Dico sì, continueremo così, diventeremo sempre più poveri? È chiaro che questi usciranno, ma già ci sono, già è tutto preparato, nel senso, addirittura ieri giravano delle voci che i greci avevano iniziato a stampare già le dracme. Adesso non so se è vero o no, però questo girava pure stamattina da Tokyo, giravano queste voci. Quindi questa è, diciamo, la situazione. L'Italia sta dove sta, nel senso, questo governo non ha opposizione, nessuno purtroppo si oppone. Nelle elezioni, se continuiamo così, io temo che i partiti, diciamo, nuovi, tipo appunto Grillo, prenderanno tanti voti. Ma nemmeno Grillo ce l'ha un programma. Non è che Grillo c'ha un programma economico su come risolvere. Beh, Boss intanto lì 20 anni c'è stato. Purtroppo è così, io penso che sia così. Quindi questa è la situazione, questi sono i rischi. Poi vedremo, speriamo che mi sbaglio, io spero sempre di sbagliarmi. Grazie. Grazie.